Su il sito di Xbox è uscita un'intervista a tema Cities Skylines 2 e abbiamo praticamente molte nuove informazioni e sono qui per analizzarle con voi. Innanzitutto, la primissima, abbiamo la dimensione della mappa, 172 km quadrati. Ora, alcuni pensano che questo numero sia sbagliato, che in realtà sia un 1720 e qualcuno si sia scordato uno zero. Vi spiego perché. 172 km quadrati è una mappa più piccola della mappa di Cities Skylines 1 in generale. Il problema qual è? In Cities Skylines 1 non potete usare tutta la mappa, potrete usare soltanto 25 quadrati sugli 81 presenti. Quindi ci sono due quadrati, anzi 4 quadrati di lato in tutte le direzioni che non potrete utilizzare. Questo vuol dire che la mappa originale, diciamo, di Cities Skylines è il doppio di questi 172 km quadrati, ma quella che potrete giocare, quei 25 quadrati che potrete utilizzare, sono la metà di questi 172, sono circa, se non ricordo male, 87 o 97, qualcosa del genere, la metà. Questo vuol dire che se questo numero è corretto, 172 e non 1720, la mappa basica di Cities Skylines 2 sarà circa il doppio della mappa basica di Cities Skylines 1. Poi, se con le mod ci saranno altri quadrati di nuovo che potremo andare ad espandere, avremo il triplo o il quadruplo di questo numero, non lo sappiamo. Si scoprirà soltanto una volta che il gioco sarà rilasciato. Però, questo è il numero che abbiamo adesso. Se invece sarà 1720, come alcuni pensano, cosa che io personalmente dubito perché ok che la mappa sarà grossa, ma 1720 km quadrati sono veramente tanti, allora wow, letteralmente wow. E in più viene detto che potranno essere usati ora oltre 4000 assets, quindi il gioco dovrebbe avere un'ampissima scelta di base. Poi tanto abbiamo lo Steam Workshop, quindi ce ne freghiamo altamente. Poi viene detto che Cities Skylines 2 è stato costruito da zero per i giocatori di Xbox. Vabbè, ovviamente un'intervista sul sito di Xbox, quindi è ovvio che dicano così. Quello che c'è da cogliere da questa frase è che questa volta la versione console è stata costruita e sviluppata insieme alla versione PC. Quindi avranno lo stesso codice sorgente, un'interfaccia estremamente simile, controlli universali, quindi se usate un controller su PC avrete le stesse cose di Xbox. Se usate mouse e tastiera su Xbox, in teoria avrete le stesse cose di PC, in teoria, eccetera, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere più semplice nel ricevere aggiornamenti per gli utenti console, in pratica. Meglio così. In più abbiamo altre informazioni, tra cui l'interfaccia, che viene detto che sarà anche questa la stessa, quindi quella che abbiamo visto sul sito di Xbox è poi la stessa, quei disegnini che alcuni pensavano fossero solo per console, sono per tutti. E a me sinceramente va bene questa interfaccia. È meno seria del previsto, ma è adattissima e va benissimo per questo gioco e va benissimo per introdurre i nuovi giocatori che non saranno spaventati da questa nuova mappa. Poi, sappiamo anche il numero di quadrati che saranno presenti nella nuova mappa, 441. Ora, anche questo si ricollega a quei 172 km quadrati che hanno detto prima. 441 è un 21-21 per lato, che è un'ottima cosa, però 21x21 per lato non riesce a fare 172 esatti. Quindi o i quadrati sono 600x600 metri circa, quindi praticamente meno di un terzo dei quadrati che abbiamo in Cities Skylines 1, o effettivamente sono 1720. Qua manca uno zero. E in quel caso, allora le mappe sono veramente enormi. Di nuovo, lo scopriremo quando avremo più informazioni sulle mappe. Purtroppo non ne sappiamo molto. Un'altra cosa che viene detta è che i quadrati, che tile che possiamo sbloccare andando avanti, a parte essere 441, possono essere separati. Questo vuol dire che possiamo andare a sbloccare delle tile su un isolotto e poi sbloccarle dall'altra parte della mappa vicino all'autostrada e costruire i nostri pezzi lì. In questo modo non siamo obbligati, ad esempio, all'inizio del gioco a costruire le nostre industrie di fianco al residenziale. Possiamo sbloccare due quadrati diversi e mettere le industrie da un'altra parte della mappa. Basta che siano collegati poi all'autostrada o comunque a una strada che è già costruita, perché da quello che sappiamo le strade non possiamo costruirle al di fuori dei tile di cui abbiamo controllo.
Continuano a dire che le città possono diventare massive. Ora, dipende sempre se il confronto è con City Skylines vanilla o con City Skylines moddato. Rispetto a moddato non lo sono, rispetto a Madilla lo sono. Abbiamo poi un po' di notizie riguardo alla luce, ma l'abbiamo visto gli screenshot, la grafica è bella, non c'è molto da aggiungere. In più parlano dell'economia del gioco. Adesso l'economia del gioco funziona in modo completamente diverso. Ogni personaggino, ogni carattere, ogni persona nel nostro gioco andranno a avere il loro stipendio, i loro soldi da spendere. Questo vuol dire che non fanno più spese infinite, ma avranno probabilmente dei bisogni, o almeno se lo stipendio è basso spenderanno poco, se lo stipendio è alto spenderanno tanto, eccetera. Questo potrebbe essere un problema, potrebbe rallentare la simulazione. Speriamo l'abbiano ottimizzata bene. In più viene detto che non viene speso soltanto questi soldi, questo stipendio dei personaggi in andare al negozio, ma anche semplicemente nel vivere, bollette, ci saranno a pagare le bollette forse, nel viaggiare, quindi anche come turisti, ovviamente anche il servizio pubblico di trasporto, e attività nel tempo libero. Eventi? Includeranno praticamente qualunque cosa che il sim può fare a parte andare al lavoro? Beh. In più viene scritto che le varie aziende cercheranno loro di trovare una posizione che abbia una buona connessione alle risorse di cui hanno bisogno e un buon accesso alla forza lavoro, alle persone che sono in cerca di un lavoro, e aggiusteranno la loro produzione in tempo reale per aumentare il loro guadagno. Ora, tanti paroloni, poca ciccia, perché non sappiamo bene cosa intendono. Potrebbe essere che se facciamo un intero zoning di aziende e verranno su soltanto quelle che si trovano in una posizione avvantaggiata, eccetera, le altre sarà molto meno probabile che vengano costruite. Vedremo. In più si parla del pathfinding, finalmente. Le macchine useranno tutte le corsie, i pedoni saranno più bravi, bla bla bla. Le cose di cui abbiamo sempre avuto bisogno, vi ricordo, perché chi gioca su PC che usa la TMP e Traffic Manager President Edition, l'autore di quella mod per il traffico adesso lavora per Colossal Order, quindi è stato parte del gioco. Sicuramente vedremo buona parte delle funzioni di Traffic Manager qui in City Skylines 2. Inoltre ci sarà ovviamente il cambio di corsia, alleluia, e addirittura le auto cercheranno di fare spazio e far passare i veicoli di emergenza quando sono presenti. Finalmente non avremo più i veicoli di emergenza imbottigliati nel traffico. Speriamo che vengano gestiti bene, però, perché se c'è una fila di 30 veicoli di emergenza, se tutto il traffico ne lascia passare tutti e 30 e quei 30 non si dividono in varie stradine, bloccheranno l'intera città. In più un'altra piccola cosa: adesso ci sono tanti nuovi materiali che i negozi possono comprare, così come le aziende, vendere, importare, esportare e raffinare nuove risorse. Quindi la versione industriale, la parte industriale della città dovrebbe essere molto più simile ai DLC Industries, con la varia catena di produzione, creazione, distribuzione, eccetera. Ora, abbiamo anche la possibilità di andare a vedere i cittadini singolarmente. Potremo cliccare su un singolo cittadino in City Skylines 2 e vedere lo suo stipendio, quanti soldi tiene da parte, dove li spende, cosa fa, quale lavoro fa, eccetera. Insomma, avevamo 3-4 informazioni in City Skylines 1, adesso dovremmo proprio avere un resoconto della vita di ogni singolo cittadino andando a cliccarci sopra. Per cui non sarebbe male, detto sinceramente. Poi vanno a parlare delle stagioni, ovviamente. Le stagioni dipenderanno dalla posizione della città. Se la città si trova a una latitudine desertica, ovviamente non potrà avere un inverno con 5 metri di neve come se si trovasse in Siberia, tanto per dire. Quindi le stagioni saranno un po' diverse in base alla latitudine e longitudine, eccetera, delle città. Vedremo poi come verrà messo. Ci saranno poi, ovviamente, l'abbiamo già detto nell'analisi del trailer, attenzione all'inquinamento, che sarà via aria questa volta, non una pozza di liquido per terra, per cui ottimo così. Ovviamente le stagioni andranno poi a cambiare anche il traffico, il consumo di elettricità e problemi a cui adeguarsi. Probabilmente il pulire le strade dalla neve,
attenzione al troppo caldo, non credo che farà evaporare più velocemente l'acqua, sarebbe troppo complicato e troppo dispendioso, però è qualcosa del genere. Viene però detto che nonostante tutta l'aggiunta di queste nuove funzioni e difficoltà, l'intelligenza artificiale del gioco è perfettamente bilanciata per aiutare quelli che sono nuovi alla serie. Quindi, secondo me, questa è più speculazione che altro, potrebbe essere che se uno vuole, basta tirar sulle aziende e le aziende fanno tutto loro. O altrimenti possiamo dirgli noi le varie catene che devono fare, come devono fare le linee cargo, eccetera. Possiamo fare o una cosa automatica o manuale, in base a quello che vogliamo. L'automatica è perfetta per chi non sa giocare, la manuale è perfetta per chi è un esperto e vuole ottimizzare tutto al massimo. Quindi questo era più o meno quello che abbiamo avuto su questa intervista. Non è male come informazione, anche speravo in qualcosa di più sinceramente, ma abbiamo tante altre informazioni in altre parti dell'internet che vi darò nei prossimi giorni.